Vergogna, vergogna! Il ministro Poletti aggredito da bande di banditi del web, da idioti patinati, analfabeti funzionali, per di giorno provetti, pigroni col culo piantato sulla sedia, per di giorno da videogiochi. Ecco chi ha aggredito il ministro Poletti. E adesso vi spiegherò il perché. Sigla. Cosa c'entrano i videogiocatori? C'entrano. Io ieri, dopo 10 anni, ho tentato di rigiocare un videogioco, Bloodborne 2, scaricandolo su Steam, sul PC, per farlo partire, e non ci sono riuscito. Ho perso 4 ore della mia vita a vedere come cambiare le funzioni del PC, eccetera, eccetera. Ma lo vedete che chi gioca ai videogiochi è un perdigiorno che non ha nulla da fare? Io, per fortuna, ieri sera ho sacrificato la mia vita sociale, non sono uscito perché ho detto, vabbè, vediamo che cos'è che attrae questa massa di imbecilli perdigiorno, questi videogiochi, però non ci sono riuscito. Non ci sono riuscito. Ma perché, secondo me, ad aggredire il ministro Poletti sono stati questi pezzenti? Prima di spiegarvelo voglio dirvi un'altra cosa sui videogiochi. Questa sera sarò in live sul mio secondo canale con un format che si chiama Game Dissing, dove un ragazzo che sostiene che i videogiochi non siano pericolosi e violenti mi vuole sfidare in diretta live. Quindi io qui sotto vi lascio il link della live, che alle 9:30 partirà, e spiegherò a questo ragazzo perché i videogiochi sono violenti e vanno vietati assolutamente ai ragazzini. Ma andiamo avanti e vi voglio spiegare cosa è successo con il ministro Poletti. Non è successo nulla. Il ministro Poletti ha detto davanti a una grossa platea delle cose di una logicità, di un realismo che dovrebbero far contenti tutti i cittadini italiani che un ministro sia così addentro alle questioni, che sia così inconscio della realtà. Invece è stato aggredito. Aggredito però da chi? Beh, se noi guardiamo il titolone di questo video, Ministro Poletti, peggio del cane che ha commosso il web, un pochino magari l'idea ve la siete fatta. Vedete, io penso una cosa, che voi siete vittime della pigrizia davvero. O non solo della pigrizia, del tifo. Secondo me, se voi siete convinti che il governo, le istituzioni, il mondo ce l'abbia con voi, che vi vuole irrogare di scie chimiche, che vi vuole nascondere il fatto che sulla Luna non ci siamo mai andati, che vogliono far cadere i grattacieli, tutte queste cose, che la Terra è piatta, se voi credete tutte queste cose, non è che voi andate alla ricerca della smentita, ma andate alla ricerca di tutto ciò che avvalori la vostra tesi. E così succede purtroppo anche in politica, con non più l'appartenenza ideologica, non più con l'appartenenza partitica, ma con il tifo, cioè siete diventati dei tifosi. Quindi voi appena vedete che il ministro Poletti in un titolo gli sia attribuita una determinata frase, invece di portare curriculum in giro giocate a calcetto, voi vi indignate e condividete, e sono sicuro, sono convinto che l'80% di quelli che sta guardando questo video e si è indignato per le parole del ministro Poletti, quello che diceva l'articolo non l'ha neanche letto. Si è limitato a leggere i commenti degli amici o il commento di colui che gli ha condiviso la notizia davanti alla bacheca di Facebook, ma l'articolo non l'ha aperto. Ed è per questo che il ministro Poletti è peggio del cane che ha commosso il web, perché quando vedo in giro tutti questi video di cani, gatti, animali, scimpanzé, burundesi, non lo so, che commuovono il web, ho la ferma convinzione che almeno in quel caso, spingendo sull'emozione della commozione, ok, le persone il video l'abbiano aperto e l'abbiano condiviso per cercare un'empatia con gli altri. Nel caso del ministro Poletti, invece, nessuno si è fermato a leggere la notizia o non si sarebbe indignato. Ora, sono pronto a fare la critica del ministro Poletti. Sei un rappresentante di un governo che non è tenuto in grossa simpatia, sapendo il gioco che fanno i giornali e conoscendo l'idiozia degli italiani medi, cerca di non dare quei titoli, non far fare titoli ai giornali. Se tu un'espressione non la usi, quelli non la possono mettere manco nei titoli. E quindi è questa la critica che uno può muovere al ministro Poletti, di essere poco abile nella comunicazione, di essere poco attento ai media. E però se lo rimproveriamo di questo e lo mettiamo alla gogna per questo,
Stiamo implicitamente dicendo che noi vogliamo politici più bravi nella comunicazione che nel fare quello che dovrebbero saper fare, nel caso del ministro Poletti, il ministro del lavoro. Ora però, chi di voi è andato a leggersi quello che è successo davvero? Il ministro Poletti era a un convegno pieno di giovani e si parlava dell'alternanza scuola-lavoro, cioè di quella introduzione all'interno della riforma della scuola, una delle cose secondo me migliori, con tanti altri difetti che la riforma della scuola, che forse è stata la peggior riforma del governo Renzi, come è stata organizzata eccetera, anche se aveva secondo me delle buone intenzioni, non è stata fatta con adesso faccio una riforma di merda così tutti mi criticheranno, no, è uscita male in molti punti, ma l'alternanza scuola-lavoro è uno di quei punti che non solo è buona delle intenzioni, ma che al netto di alcune criticità che lo stesso ministro Poletti segnala, ha anche delle buone caratteristiche. Tra queste c'è quella di avvicinare i giovani al mondo del lavoro. E in questo senso il ministro Poletti cosa diceva? Usatelo questo periodo di alternanza scuola-lavoro, perché è più facile che qualcuno vi prende a lavorare con sé se si crea un rapporto di fiducia con lui. Che ne so, voi fate soltanto il caffè oppure vi mettono a spazzare per terra? Benissimo, ma in quelle mansioni voi, oltre a vedere come funziona un determinato settore, e questa è una cosa di un'importanza di cui voi non avete idea, anche spazzare la scopa e guardare quello che succede dentro un'attività, ma si può creare anche un rapporto di fiducia, cioè il fatto che durante l'alternanza scuola-lavoro voi possiate fare una commissione, che ne so, andare a fare un pagamento, andare a fare qualsiasi cosa e lo fate nonostante vi siano stati dati in mano dei soldi, delle risorse, degli strumenti, dei beni mobili. Cioè è vero che l'alternanza scuola-lavoro poi ha creato anche degli abusi, cioè quelli che ci sono i ragazzini, vabbè, metteli a fare là, però se non sono i vostri datori di lavoro a rendervi l'esperienza scuola-lavoro positiva o proficua, dovete essere voi a sfruttarla. Io, quando ho comprato la mia macchina, mi è stata comprata quando ho fatto 18 anni, dopo 4 giorni sono andato a sbattere contro un muretto in una svolta a destra. Bozza così sul coso, siccome sono un viziato, papi, ho appena rotto la macchina, ma ricompri. Proposta sbagliatissima, perché oltre a prenderci una cazziata, mio padre mi ha inviato a lavorare al servizio in camera di un hotel 5 stelle lusso in Svizzera. In quel servizio in camera io dovevo fare delle mansioni, quelle di fatica, cioè mentre gli altri camerieri erano abili, io non c'avevo nessuna abilità, io ero quello che non poteva prendere l'ascensore per farsi tutti i piani del Gestad Palace Hotel, andatelo a vedere, un hotel extralusso pazzesco. Io ero quello che doveva portare, che ne so, un riccone chiedeva la zuccheriera, io dovevo portarla su, se mancava un dietore e mi diceva riscendi giù e riportamelo, io dovevo farlo. Ecco, in quell'esperienza, oltre ad aver appreso tante cose della vita, ho appreso anche tante cose di un'attività come quella alberghiera. Ho cercato di capire come funzionasse, ho cercato di fare domande a chi lavorava lì, ed è una cosa importante, perché al giorno d'oggi c'è chi apre un'attività, faccio ad esempio una pizzeria o un ristorante, convinto di poterla aprire perché gli piace mangiare o perché sa cucinare, quando la gestione di un'attività è una qualcosa di complesso. Allora sfruttare quell'occasione dovrebbe essere un'occasione davvero. Non ve la dà il vostro, non ve la fa piacere, non ve la rende comoda il vostro datore di lavoro che sfrutta soltanto il ragazzino che gli va là per fargli fare le cosette. Benissimo, siete voi quelli che vanno a vedere, nel dettaglio, che cercano di usarla quell'esperienza. Cioè siete voi gli osservatori. Se andate lì, oh, dico, fa scuola lavoro, vabbè, mo vado, dopo torno a casa, oddio, ma quando finisce? Siete dei fessi, siete dei fessi. E allora il ministro Poletti stava parlando di questo, dicendo che sfruttate quell'occasione per vedere come stanno le cose, ma soprattutto per creare un rapporto di fiducia con quello che magari un giorno potrebbe essere il datore di lavoro, che potrebbe darvi una referenza. Per il sapete quando dicono cercasi con esperienza, cioè, quella lì diventa un'esperienza che voi potete vendervi quando magari avrete finito la scuola. E parlando di rapporto di fiducia, diceva, il rapporto di fiducia è importante, e quindi conta più a momenti una partita di calcetto dove create le relazioni, no? All'interno dello sport si creano delle relazioni eccetera, eccetera, che un curriculum vitae. Ora,
Io non so chi di voi abbia girato per la propria città o via mail abbia inviato il suo curriculum. Io conosco tantissime persone, soprattutto all'interno di due aziende per le quali lavoro, dentro le quali faccio il formatore. Mi capita di relazionarmi con quelli delle risorse umane, che dei curriculum vitae dicono: ma queste cose noi ma manco li guardiamo a momenti. Cioè, loro fanno poi tutta una ricerca loro sui social network, su LinkedIn. Nel corso della Business School del Sole 24 Ore che ho fatto, un corso di marketing, c'era proprio un researcher, uno che si occupa di ricercare il personale. Cioè, sono più le aziende che vanno a cercarlo guardando a quello che c'è scritto su LinkedIn, a quello che fai sui social network, per vedere anche la persona che hanno davanti, piuttosto che il vecchio curriculum vitae. Ora, è ovvio che per tutti i lavori non sia così. Se devo arrivare a fare una proposta di lavoro in Cina, negli Emirati Arabi, come faccio? Prendo l'aereo e vado là e mi creo la relazione? È anche difficile. No, però quello che stava dicendo il ministro Poletta dei giovani nella platea, che si parlava di alternanza scuola-lavoro, era proprio il creare questo rapporto di fiducia con gli imprenditori, i datori di lavoro, piuttosto che inviare i curriculum. Saper fare networking. Ed è davvero sbagliato che un ministro dica le cose come stanno? In più il ministro ha dichiarato che alla fine dell'incontro, davanti a alcune recriminazioni dei giovani che gli parlavano appunto di come venivano trattati con questa scuola alternanza scuola lavoro, lui ha detto: beh, questa è un'ottima occasione per me per capire anche come stanno le cose in varie situazioni e quindi migliorarle, perché uno fa un provvedimento ma non ha la bacchetta magica. Il provvedimento ha delle carenze, bene, poi lo modifichiamo e lo aggiustiamo. La gente sembra che non ha pazienza e che viva quello che fa la politica e le istituzioni come un'aggressione nei loro confronti, ed è per questo che c'è chi crede che i terremoti li fanno i governi e che le scie chimiche le fanno gli illuminati e che la terra è piatta perché ci vogliono nascondere il complotto giudaico-massonico dell'Illuminati in cima alla terra di pianeta Saturno di Platone, capite? Allora spetta a voi non essere manipolati dall'informazione, spetta a voi trattare il ministro Poletti almeno come il cane che ha commosso il web, cioè di guardare se veramente un ministro sia stato così temerario, così arrogante da dire una frase così senza un contesto. Siete ridicoli solo a pensarlo, e siccome so che l'80 di voi ha condiviso per puro tifo, per far vedere quanto è stupido il governo, bla bla bla, io spero che con questo video chi di voi ha fatto questo oggi vada sul web, condivida il mio video, oppure scriva uno stato dove dica: scusate se l'altro giorno ho condiviso questa notizia senza leggere il contenuto, evidentemente non mi era sfuggito il contesto, il ministro Poletti è stato un ministro che ha comunicato male quello che voleva dire, o almeno è stato ingenuo nel comunicarlo sapendo come fanno i giornali e come poi cavalcano gli avversari politici queste cose, ma nel contenuto, nel succo, nella sostanza di quello che ha detto, ha perfettamente ragione, e dovremmo ringraziarlo per averci dato una seconda via rispetto a quella solo del curriculum, che dove noi lasciamo sti curriculum in giro non si sa che fine fanno. Piuttosto cerchiamo di sfruttare le occasioni come quello scuola lavoro o anche altre per creare delle relazioni, soprattutto di fiducia. E ragazzi, mi dispiace anche che dica le raccomandazioni. La raccomandazione è vista male soltanto in Italia. In Inghilterra il sistema di raccomandazione, soprattutto nelle grandi aziende, in quelle grosse davvero, sapete come funziona? Io posso segnalare all'azienda nella quale lavoro una persona. Se quella persona non è abile, a pagare le conseguenze sono io, che non conto o più nulla o che farò molta fatica a crescere all'interno dell'azienda. Cioè, la raccomandazione è meritocratica. È qui in Italia che purtroppo la viviamo male. Io spero di aver detto tutto e spero che siate meno tifosi e più attenti a divulgare le notizie. Ciao a tutti.